Buongiorno ragazze e ragazzi, buongiorno. Allora, questi sono i miei capelli da mare, perché praticamente quando vado in spiaggia, poi la sera mi lavo, mi scoccia proprio tantissimo starli a fonarmi, anche perché solitamente io ho delle belle bruciature, guardate qua che ho combinato. Nonostante sulle spalle abbia usato la protezione 50 dei bambini, vabbè, pazienza. C'è Giordana che ancora sonnecchia. Ciao Giordi, stiamo aspettando la colazione. Ho preso delle graffette ai bambini, così per coccolarli un po' e poi inizia la nostra giornata. È arrivato anche Vitti, sbadigliano alla meglio. Questo è il momento coccole. Cioè la mattina si fiondano tutti nel lettone. Ciao bimbi. Buongiorno. Buongiorno. E nessuno risponde? Rieccoci, adesso sono vestita e ho lavato i capelli perché erano in stato pietoso, come avete visto, anche se non li ho stirati granché, anzi, sinceramente, non vorrei passare la piastra, tanto non ho neanche in programma di uscire, li voglio far stare tranquilli, anzi, magari applicherò anche un po' di cristalli liquidi. Oggi volevo fare questa, penso che voi la vedete a specchio, ah, ecco qua, questo sistema di tubo cellulare è un casino. Volevo fare questa maschera perché nonostante io abbia preso un po' di sole, la pelle è un po' spenta perché sono a letto molto tardi e mi sto svegliando presto, cosa sbagliatissima. Poiché non si va a scuola, io vado a letto tardi, convinta ad alzarmi tardi, invece mentre i miei bambini comunque si alzano anche verso le 9, io automaticamente alle 7 sono in piedi, non so perché. E quindi volevo fare questa qui della Garnier, queste sono quelle monodose, oddio come la devo inquadrare al contrario, da 1 euro. Questa in particolare con succo di limone, se non sbaglio, andiamo a leggere qui dietro. Dov'è l'italiano? Sì, illuminante con succo di limone per pelli spente. Questa va applicata per circa 5 minuti, non è di quelle da un quarto d'ora. Quindi niente, adesso la proviamo. Però è da risciacquare, io preferisco quella in tessuto che toglie e vai via facilmente. Vabbè, pazienza, adesso la proviamo. Magari niente, magari fa qualche effetto. A dopo. Ora, non che la maschera abbia fatto miracoli, comunque niente, l'ho trovata molto difficoltosa da sciacquare, quindi vedete c'è ancora tutto, ci ho messo un po' di tempo, sono anche un po' arrossata perché appunto per strofinare, per toglierla via, mi stavo togliendo anche la faccia. Allora, diciamo che le faccende giornaliere sono quasi fatte, poiché oggi mi ero prefissata come compito extra di risistemarmi l'armadio. Innanzitutto quando ho fatto il cambio di stagione, non ho tolto del tutto tutte le scarpe, diciamo, di mezza stagione. Ho ancora qualche stivale che vorrei togliere. Poi volevo sistemarmi quest'anta, perché comunque è diventata un macello e non è da me. Non mi piace molto la disposizione d'inverno, ho tutte magliette più o meno divise per colore. Adesso qui ci sono minigonne e shorts che io non riesco a tenere molto in ordine. Troppi colori, non mi piacciono molto, vedete? Basterà comunque soltanto tirare tutte fuori, magari darò una pulita qui ovviamente ai ripiani. Non è comodissima quest'anta, io l'avevo predisposta diversamente, cioè con l'apertura semplice, però il falegname mi consiglio di farla estraibile perché comunque questi, vedi, sono abbastanza lunghi e poi avrei avuto problemi a mettere le cose in fondo, come infatti mi succede sopra. Però che cosa è successo? Praticamente non c'è un po' di binario qui, qualcosa che mantiene, le cose tendono a scivolare via. Però vabbè, così da anni, magari al massimo potrò trovare qualche scatola sagomata che però non mi toglie troppo spazio. Dopo magari questo lo faremo insieme. Vi dicevo, va bene, le solite cose sono fatte, devo stendere una lavatrice, ma ancora si sta facendo, togliere queste cose dal comodino, i letti sono fatti. Questa è la culla della piccola, ho tolto un lato e finalmente ha cominciato a non venire più di notte nel nostro letto perché avevamo ancora questo problema. Forse si sentiva, non so, scatolata, aveva problemi. Abbiamo tolto un lato, però la notte andiamo a girare la culla e a mettere i fermi di modo che comunque non possa scivolare.
Niente, vi volevo parlare anche di queste lenzuola. Sono rimasta proprio, guardate, delusa, poiché le ho pagate comunque non poco. Sono della Caleffi, della Disney, della linea Princess, ovviamente. Niente, il cotone è quello che è buono. Però, sinceramente, a parte la balza del lenzuolo di sopra, che è anche tutta stropicciata, vabbè, normale. Cioè, non ci sono disegnini delle principesse. È un semplicissimo lenzuolo fiorato con cui Aurora e Cenerentola stilizzate. Un 6-7 volte di numero, vabbè, cioè, mi aspettavo qualcosa di più tipico, una coroncina, qualcosa. Cioè, veramente, se le guardiamo da qua, sembrano delle semplicissime lenzuola. E niente, io, infatti, cioè, ci sono rimasta. Non è neanche come alcune lenzuola migliori il fatto che comunque si possano mettere dal rovescio come di consueto, però poi hanno anche la balza qui, diciamo, colorata. Quindi ho dovuto mettere una coperta. Cioè, se io tolgo questa, c'è il rovescio del lenzuolo. Invece, alcune lenzuola mi è capitato che praticamente avessero la balza double face, solo questa parte. Così si poteva mettere comunque dal dritto d'estate come un copriletto, e quando si andava a fare la piega si vedeva comunque il disegno. E niente, io però ho messo questa copertina leggera di Zara Home, che io l'adoro. Questo è stato uno degli affari più grandi che abbia mai fatto nella mia vita. Poiché era prezzata per 60 e spara euro, io la pagai 12 euro negli ultimissimi saldi. Proprio quando nell'angolo del negozio ti lasciano il cestone con le cose tutte toccate che ha preso chiunque. Mi piace molto, è double face, adoro il colore. La uso ogni estate sulla carrozzina perché comunque è una lana molto leggera, un 4 stagioni, veramente perfetta. E dall'altro lato è bianca con i pois rosa, però tende a sporcarsi molto di più. Mi piace questo colore chiaro e la dimensione anche è perfetta, perché comunque altre copertine da carrozzina sono veramente piccole, piccole, da carrozzina, da passeggino, diciamo. Bah. E niente, magari dopo mi farete compagnia in questa missione riordino selvaggio. A dopo. Non guardate qua, ma guardate la differenza. Io ho completato soltanto il lato superiore per ora. Allora, se ogni tanto sparivo è perché mi appoggiavo sul letto per piegare qualcosa che stava poi in maniera disastrata, per il resto era quasi tutto piegato. Sono un po' diminuite le maglie perché mi sono accorta che comunque ho molte grucce libere, dato che gli abiti estivi non occupano spazio qui. E mi serviva praticamente, ecco qua anche devo fare qualcosa, dicevo, e mi serviva comunque appendere qualcosa che magari qui si stropicciava troppo, qualche maglia lunga asimmetrica. Allora niente, il trucco diciamo sta tutto nell'allineare le estremità, se sono top, canotte, maglie, felpe, l'importante è cercare di piegarle in modo che qui siano tutte pari. Me l'ha spiegato una commessa, questo è il sistema usato nei negozi. Io cerco anche di differenziare per colore di questo lato, infatti mi piace tantissimo, qua un po' meno. Forse andrò a prendere questa. Niente, se poi vi interessa magari approfondire il metodo di piegatura, qualcosa, io se volete mi lasciate nei commenti e io vi farò un video così, diciamo, approfondito. Adesso continuo con il lato inferiore. Qua decisamente migliorato. Qui ancora non mi piace che è tutto multicolore, ma pazienza. Quelle infatti sono le t-shirt inclassificabili, che qui ho nero, grigio, marrone tortora, bianco. Mentre qui sotto ci sono tute e leggings. Vabbè, decisamente meglio di prima. Forse posso invertire qui, non lo so, no, forse mi dà un senso più di ordine. Sapete che sono un po' maniaca. Però
E niente, però sono contenta, dai. Guardate un po' qui che disastro. No, scherzo, ancora devo mangiare. Mi sono fatta un'insalatona con insalata verde lattuga perché non mi piace l'insalata né il radicchio né la rucola, non mi piace nient'altro. Pomodoro l'ho messo, sono un po' stanca perché sono 2 giorni che mangio fresella col pomodoro. Niente, ci ho messo uova e mais. Adesso però, poiché è un piatto freddo, che cosa succede? Che vado prima a farmi tutti i piatti, la lavastoviglie, eccetera. Mi pulisco la cucina così mangio tranquilla e questa la inserisco solo dopo il lavastoviglie, tanto partirà stasera. Così posso mangiare tranquillamente in divano, dato che i bambini hanno già mangiato. Queste infatti sono le pentole loro. Io ho fatto il riso al formaggio, su gentile richiesta loro. Adesso mangeranno un po' di prosciutto, qualcosa, perché comunque fa caldissimo. E niente, così posso mangiare, dicevo, tranquillamente in divano e godermi la puntata di wrestling. Chiudo qua il vlog per oggi. Aspetta, c'è un modo per salutarvi. Perdonate la spazzatura, eccomi qua, c'è anche il flash. Al prossimo video, ciao!